Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di mele e marmellata. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono uova, zucchero, sale, olio di semi di girasole, farina di tipo 00, fecola di patate, Grand Marnier che è facoltativo, lievito per dolci, vanillina, mele e marmellata di albicocche. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettere lo zucchero, le uova, la vanillina e il sale. E le facciamo montare per 10 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Aggiungere l'olio ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 3. Togliere la farfalla dalle lame. Aggiungere la fecola di patate, la farina, il Grand Marnier che è facoltativo e il lievito. Ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 4. Il composto è pronto, trasferirlo in una ciotola. Aggiungiamo le mele. Ed amalgamiamo bene. Versare il composto in una teglia da 24 cm ben imburrata. Mettere la confettura di albicocche a cucchiaiate. Posizionare le fettine di mele. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 50-60 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta di mele e marmellata. Grazie e alla prossima ricetta!